Buonasera a tutti, grazie per essere ancora qui un sabato sera, quindi si vede proprio il bene che ci volete. Io sono Ruby e sarò la vostra moderatrice per questa sessione. Questa sessione è intitolata Fare presentazioni accessibili si può fare, e ce lo dimostrano questi tre bellissimi giovani che ci racconteranno un po' facendo un confronto sugli strumenti che ci permettono di fare delle presentazioni accessibili. E oltre ad essere bravi in questo, sono anche tre bravissimi musicisti. Quindi passerei subito la parola a Sauro Cesaretti. Grazie. Buon pomeriggio a tutti di nuovo. E allora, questa sessione è nata un po' dalle esperienze degli anni passati, dalle difficoltà incontrate tra me e Christian, e poi discusse in modo approfondito anche con Mattia. Insieme abbiamo, diciamo, fatto un'analisi di quelle che sono le situazioni in cui si debbono in qualche modo realizzare presentazioni. Per scelta non abbiamo fatto una presentazione della sessione, per farvi capire un pochino il percorso, l'analisi che abbiamo fatto. Ci saranno delle slide, ma ovviamente saranno slide di esempio che vogliono far capire un po' quali sono i pro e i contro delle varie situazioni. Dobbiamo distinguere due situazioni differenti. Realizzare presentazioni accessibili oppure realizzare in autonomia, quindi con strumenti accessibili, delle presentazioni. Vedremo un po' caso per caso quali sono le situazioni, però ad oggi c'è una cosa da dire: uno strumento definitivo che permette di realizzare in modo totalmente autonomo un prodotto che possiamo considerare accessibile, non ci siamo ancora arrivati. Adesso andremo ad analizzare diverse possibilità. Abbiamo raccolto una serie di abbiamo fatto un estratto, diciamo, delle linee guida del V3C per far capire un po', diciamo, per raccogliere i dati delle prove fatte. E fatto questo, abbiamo praticamente raccolto i dati sia di test fatti in modo con strumenti automatici, sia con analisi soggettive. Quindi io darei la parola a Christian, che ci illustrerà quali casistiche abbiamo preso in considerazione. Buonasera a tutti. Dunque sì, vediamo quali strumenti abbiamo utilizzato e in particolare la metodologia che abbiamo adottato in questo lavoro. Prima di tutto abbiamo cercato di capire tra i vari formati, tra i vari strumenti per realizzare presentazioni, quali fossero i più diffusi. In particolare abbiamo considerato PowerPoint, abbiamo considerato Keynote per Mac, abbiamo preso in considerazione il sistema SlideDev e presentazioni generate da LaTeX attraverso il pacchetto Beamer. Di questi metodi e strumenti per creare presentazioni abbiamo studiato, verificato due casi. Il primo, le presentazioni direttamente presentate nella modalità presentazione dello strumento stesso, quindi per esempio PowerPoint in modalità presentazione o Keynote in modalità presentazione, e ne abbiamo verificato l'accessibilità. E il secondo caso, abbiamo esportato in PDF la presentazione e abbiamo analizzato l'accessibilità del PDF stesso. In che modo abbiamo analizzato l'accessibilità? Riferendoci ad alcune linee guida delle Web Content Accessibility Guidelines, rispetto alle quali abbiamo svolto le verifiche. Quindi vediamo a quali linee guida ci siamo riferiti, in particolare alla presenza di testi alternativi,
alla presenza di media basati sul tempo, quindi per esempio un filmato piuttosto che un'animazione, quindi come ci si comporta, se era la presentazione è accessibile anche in quel caso, se è adattabile rispetto a vari scenari, a varie tecnologie assistive, a vari dispositivi, se gli elementi sono distinguibili, quindi se gli elementi della presentazione possono essere distinguibili sia visivamente sia attraverso strumenti di accesso a riscontro vocale. Abbiamo verificato l'accessibilità da tastiera, questo significa che la presentazione può essere completamente esplorata, navigata e anche controllata non solo dalla tastiera di un computer ma anche attraverso una tastiera esterna, quindi per esempio anche dispositivi a bottoni per persone con disabilità motorie. Abbiamo verificato presenza, se nella presentazione è possibile introdurre, è possibile permettere a chi la fruisce di leggerla, di analizzarla con tempo sufficiente, quindi per esempio se compare un elemento e scompare dopo pochissimi secondi, il tempo potrebbe non essere sufficiente per tutti per capire quell'elemento, magari un effetto particolare. La navigabilità, se è possibile navigare sia all'interno delle singole slide della presentazione sia nell'intera presentazione, quindi da una slide all'altra. E infine la leggibilità dei contenuti, cioè se i contenuti di ogni slide sono leggibili, leggibili inteso in senso ampio, quindi leggibile sia per una persona che vede, per una persona ipovedente, per esempio attraverso l'ingrandimento, l'adattamento della visualizzazione, ma anche attraverso strumenti con riscontro vocale, quindi con un lettore di schermo a riscontro vocale o Braille. Ecco, queste sono le linee guida rispetto alle quali abbiamo svolto le verifiche. Verifiche che sono state svolte, come accennato Sauro, in due modi. Da un lato attraverso strumenti di validazione automatica e dall'altro lato attraverso una verifica soggettiva, un'analisi soggettiva, utilizzando in particolare lettori di schermo e adattamento della visualizzazione. Ora lascio la parola a Mattia, che introduce gli strumenti che abbiamo utilizzato e mostrerà i risultati che abbiamo ottenuto. Concludo dicendo che queste verifiche le abbiamo svolte su una presentazione creata appositamente con i più comuni elementi che si utilizzano in una presentazione, quindi per esempio degli elenchi puntati, le tabelle, le intestazioni, le immagini. Non intende essere un lavoro esaustivo, perché di elementi ce ne potrebbero essere anche molti altri, però abbiamo provato a raccogliere i più frequenti e abbiamo svolto le verifiche rispetto a questi. Grazie, prego Mattia. Puoi condividere lo schermo, grazie mille. Infatti, ma appunto come accennava Christian, non abbiamo voluto mettere particolari elementi avanzati perché le linee guida rispetto alle quali abbiamo fatto le analisi sono di livello A, ovvero le più basse linee delle WCAG. Questa che vi mostro adesso brevemente è la presentazione che abbiamo preso come campione e l'abbiamo portata simile, cercando di rendere il più possibile uguale tra i vari sistemi che abbiamo analizzato. E questa è la versione web, che è appunto una di quelle che abbiamo trattato. C'è una parte iniziale con un'immagine, solo un'immagine nella slide. Abbiamo poi un template di default, molto semplice. Abbiamo un titolo, un sottotitolo, un elenco puntato, idem, e tre slide praticamente uguali, che se le vedete non direste mai che è qualcosa che non avete mai visto in una presentazione, perché è una cosa molto molto comune. La tabella, forse quella si vede leggermente meno, pur essendo comunque un elemento comune, ma a volte per la reportistica dei dati è molto usata. E questa è la super presentazione che abbiamo creato, quindi molto 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 semplice. Abbiamo creato un bellissimo Excel molto molto semplice, con dei principali controlli, quelli manuali che accennava prima Christian e quelli automatizzati. In particolare in quelli automatizzati vediamo innanzitutto che file andiamo effettivamente ad analizzare. Questa slide che vedete è una presentazione che ho messo su un hosting
e che viene generata da un framework che ha 20.000 stelle su GitHub e si chiama SlideDev, il quale permette di scrivere in Markdown una qualunque presentazione per poi essere lanciare uno script, generare un HTML, un CSS, un JavaScript e poi poterlo hostare dovunque si voglia. Quindi esattamente quello che vedete con SlideDev Getting Started è proprio quello che avete visto prima. Abbiamo poi riprodotto una presentazione molto molto simile per Keynote, quindi vedete un file.key, nel senso che è stato creato da Keynote di Apple. Abbiamo SlideDev come framework, offre anche la possibilità di tante utility molto utili al presentatore, come l'annotazione, che poi vedremo più avanti, in breve, e finalizzate sempre la valutazione, ma una di queste funzioni è anche di esportare il PDF relativo a questa presentazione, quindi ogni pagina che vedete, che a livello web è un div grande quanto l'intera viewport, nel PDF verrà tradotto in una singola pagina e vedremo poi com'è effettivamente a livello di accessibilità questa esportazione. Vedremo poi il file PowerPoint classico e poi vedremo le slide esportate da PowerPoint in formato PDF e vedremo le slide esportate da Keynote in formato PDF e l'ultimo test che abbiamo fatto è usando LaTeX, un linguaggio che è spesso usato nella documentazione scientifica, che permette di scrivere in modo molto aggraziato e soprattutto utile la matematica e fare documenti di una certa qualità a livello tipografico. Quindi il beamertest.pdf in questo caso è il nostro file di Beamer, che è quel framework, quella libreria che permette da un file di LaTeX di generare un PDF, vedere il PDF come è effettivamente. Il tutto dei file di SlideDev e dei file di Beamer, abbiamo sotto dei file .md, quindi formato .markdown, ovvero un linguaggio molto semplice, scrivibile in qualunque editor di testo, che quando viene compilato viene generato come PDF, cioè come HTML, scusate, e in cima un file .tech, che è quello che con la libreria di Beamer permette di generare un file PDF. Questo è il motivo per cui in cima, in questo elenco, vedete file.txt e file.md e sotto non lo vedete, perché i controlli automatizzati li abbiamo fatti sullo strumento finale che in genere viene distribuito, ovvero PDF, un link sul quale vedere le slide, un PowerPoint o un Keynote. E partendo appunto nell'analisi un po' più specifica, abbiamo scelto questi strumenti. Lighthouse, lo strumento di Google per l'analisi di accessibilità, SEO, performance di web app, in quanto molto comune sia da riga di comando che da browser, da strumenti per sviluppatore del browser di Google Chrome, quindi molto molto usato, molto valido. Adobe Acrobat, che ha in sé il controllo di accessibilità di un file PDF, E ti dice anche dove stanno gli errori, che errori sono, come potresti correggerli, quindi fa un controllo molto completo. PAC, acronimo di PDF Accessibility Checker, che è un software raccomandato anche dal W3C per controllare l'accessibilità di PDF, appunto di file PDF, liberamente scaricabile, a differenza comunque di Adobe, che invece è un software a pagamento. E poi abbiamo provato PowerPoint Checker, che è il tool integrato in PowerPoint per testare l'accessibilità delle slide ancora prima di qualunque export. Quindi anche lui, come Adobe, ti dice cosa stai sbagliando, dove potresti andare a correggere e ti fa correzioni molto molto puntuali su dove effettivamente puoi andare a mettere le mani. Cominciando dall'inizio, ovvero dalla parte web, c'è questo numero, che è un numero che va da 0 a 100 e in questo caso è 80-85, che è un po' emblematico, perché quando si fa l'analisi di una qualunque pagina web con Lighthouse è quello che si dice essere un controllo pienamente automatizzato, cioè una checklist di punti. Rispetto a questi punti viene analizzato il contenuto e la struttura della pagina e viene fatto uno score. In generale è molto comodo con Lighthouse avere uno score, perché per sviluppatori in un flusso di rilascio è facilmente misurabile il fatto dell'accessibilità buona o meno buona. La cosa emblematica è che, come vedremo, l'accessibilità di una pagina SlideDev, ovvero di
questa che voi state vedendo in questo momento, in realtà 80-85%, che è un valore medio-alto, è abbastanza fuorviante perché presenta alcuni problemi che poi dopo vi racconterà anche meglio Christian e che sono sostanzialmente relativi a strumenti di presentazione. Ovvero, ve lo accenno brevemente adesso perché comunque rientra con questo numero. Un file markdown compilato in HTML genera un sito web. Il sito web, se fatto in modo accessibile e semplice, ovvero con intestazioni, titoli, viene un prodotto accessibile per forza. Visualizzato in un browser è molto, non può che essere così. Quando si creano delle cose aggiuntive come gli strumenti di presentazione che vedete attivabili con l'hover, col mouse, questi qua creano i problemi, perché nel momento in cui un utente con lo screen reader vuole andare in fondo alla slide per vedere che cosa c'è scritto, in realtà non sta andando all'ultimo punto a chiedere se ci sono domande, ma sta andando in uno di questi elementi, che per come è fatto il framework, non è che non esistono, semplicemente non si vedono. Per cui probabilmente si possono attivare questa finestra, finestra che spesso con un comando ti riporta alla slide numero 1 e a quel punto la navigazione è compromessa. Per cui se in sé il contenuto della slide è accessibile, tutto quello che viene messo intorno per far sì di essere utile al presentatore in realtà sta svantaggiando la persona con disabilità visive che usa screen reader dal fruire della presentazione stessa, anche se in sé la presentazione è accessibile, perché se si riesce a raggiungere all'interno della pagina web, a quel punto tutto viene semanticamente mantenuto, dal titolo al testo alternativo, all'header delle tabelle. Abbiamo poi preso Keynote e abbiamo visto che non c'è nessun controllo automatizzato, quindi NA che abbiamo messo qua sta per Not Available, quindi all'interno dell'ambiente di sviluppo Keynote non esiste un checker automatizzato così, mentre invece in realtà in PowerPoint esiste, per cui chi sta scrivendo una presentazione in Keynote non può sapere prima che la esporta se quella presentazione è accessibile o meno. E anche gli strumenti che si hanno a disposizione in Keynote rispetto in PowerPoint sono molti molti meno, per cui ci sono dei problemi che vediamo appunto nel PDF esportato, dove facendo un check della presentazione con esportata in PDF con il tool Accessibility Checker vediamo che abbiamo dei problemi di struttura, ovvero di navigabilità del PDF stesso. Difatti, e vediamo come anche due strumenti diversi, come Adobe e PDF Accessibility Checker, diano risultati leggermente diversi. Però che cosa intendiamo? Nel senso, se noi abbiamo in una slide tre paragrafi e un titolo, effettivamente questi vengono mantenuti, ma se abbiamo degli elementi che potrebbero essere logicamente contenuti l'uno dentro l'altro, una cosa che fa Keynote è metterteli un po' come vuole, nel senso che cerca di appiattire molto la struttura, e appiattire molto la struttura rende spesso difficile la navigazione e soprattutto non coerente col flusso degli elementi all'interno della slide. E tra l'altro da Keynote non è nemmeno possibile mettere in modo personalizzato questo ordine, questo che si chiama appunto ordine di lettura, cosa che invece con PowerPoint si può fare, e PowerPoint ha anche una sezione all'interno del programma dedicata all'accessibilità. Per cui in generale una slide esportata con una presentazione esportata con Keynote è accessibile parzialmente, ha qualche problema di struttura. Andiamo di confronto a quella esportata da PowerPoint e vediamo che invece i problemi di struttura non li ha. Se si analizzasse con PDF Accessibility Checker sarebbe sufficiente, dove ti fa vedere in una sezione la preview di come si vede quella presentazione in uno screen reader, si vede proprio che la struttura è veramente molto più innestata, quindi chi anche naviga ha un'impressione di navigare in categoria, sottocategoria, ti mantiene delle section, quindi anche a livello HTML, perché comunque anche il PDF ha i tag molto similmente a una pagina web, non si vedono ma li ha. E il fatto di utilizzare tag semantici e non tag che possono essere div, il div per chi non conoscesse l'HTML è il contenitore generico, è come dire una scatola
e invece la section è come dire un contenitore ermetico. Se ti dico metti del cibo in un contenitore ermetico è molto più specifico rispetto a che dirti metti in una scatola. E questo qua, così come il cibo, implica il fatto che tu quel cibo lo conservi bene o lo conservi male. Questo è un po' un parallelo, diciamo. Abbiamo poi, e per cui a livello di PDF esportato da controlli automatizzati è meglio PowerPoint, giusto per tirare un attimino cominciare a tirare qualche piccola somma. Passiamo invece agli strumenti di web. Oh, scusate, Beamer in questo caso, ovvero LaTeX, dove il LaTeX, che di per sé è un file sorgente, quindi il file sorgente dopo è veramente molto accessibile di per sé, per il semplice fatto che è un file sorgente, per cui è un formato testuale apribile con un qualunque editor di testo. Può essere difficile la lettura per chi non conosce il formato, quindi se non conoscete il formato LaTeX o il formato Markdown, è per forza, quella presentazione vi sembrerà scritta un po' in carattere, cioè in un linguaggio un po' strano, vedete caratteri strani che possono essere asterischi, possono essere tag, quindi potreste non capirlo, ma se conoscete il linguaggio è praticamente la base sulla quale poi si forma il PDF. Quindi in realtà il file sorgente esportato in PDF in Beamer, vediamo che da un'analisi con Adobe, ho voluto metterlo in maiuscolo, l'analisi dell'accessibilità è pessima. È pessima perché da utente quale sono io, quindi con configurazione base di VoiceOver sul Mac, quel PDF non sono veramente riuscito neanche a navigarlo, cioè era totalmente inaccessibile, Adobe dava tantissimi errori. Strano, pensando appunto al fatto che il file di LaTeX è un file sorgente e che quindi quantomeno scrivendolo e dandogli dei tag, questi tag se li perda in formato in esportazione, quindi sia un prodotto più di scarsa qualità rispetto che un prodotto che quantomeno mantenga la stessa qualità. Anche PDF Accessibility Checker dà questi problemi, e quando prima vi dicevo che vi dà una preview di come il PDF potrebbe essere navigato tramite screen reader, la schermata di PDF Accessibility Checker è totalmente bianca, quindi in realtà dice non navigabile. Ovviamente PowerPoint Checker not available, giustamente. Abbiamo poi l'ultimo dei controlli automatizzati, che è il PDF esportato da Slider, che ha problemi di ordine di tabulazione, quindi Adobe si è proprio reso conto che il PDF esportato da questa presentazione, per quanto molto semplice, ha problemi di tabulazione. Cosa significa? Significa che passare da un elemento all'altro, in teoria col tasto tab, per una buona accessibilità, dovresti poter riuscire a navigare la pagina dall'inizio alla fine. Dovresti riuscire a navigarla in ordine, rispettando un certo ordine che sia personalizzato o logico, dove per logico intendo che è dove voi ve lo aspettereste, quindi titolo principale, titolo secondario, lista, elemento 1 della lista, elemento 2 della lista. Con anche slide così semplici, Adobe ti dice guarda che ok, la taggatura te l'ho tenuta, ti ho mantenuto tutto, ma abbiamo ordini di tabulazione. Immaginatevi con slide più complesse cosa potrebbe succedere, e le potenzialità di questo framework per fare slide sono veramente molto molto forti. PDF Accessibility Checker dice la stessa cosa. E invece, passando ai controlli manuali, abbiamo dei, vedo giusto due riassunti per poi farvi dire i dettagli da Cristian e Sauro, che l'hanno effettivamente testati con i loro screen reader configurati, e loro tutti i giorni usano screen reader per usare PC, e li abbiamo analizzati rispetto alle WCAG che diceva Cristian. Per cui abbiamo che nei media temporizzati, abbiamo che nei PDF, che sono file comunque, non possiamo avere animazioni sostanzialmente, quindi non possiamo avere un problema di animazioni che passano fra PDF, perché fra pagine di PDF, al massimo per ogni animazione possiamo avere una pagina PDF, ma il fatto di media temporizzato si perde nel momento in cui andiamo a renderlo tipograficamente fruibile, diciamo. Per cui abbiamo sì media temporizzati, ma sotto forma di PDF. Il web, nel formato web, abbiamo invece che, visto che Slider permette di scrivere Markdown e che il Markdown viene compilato in HTML,
possiamo scrivere all'interno di un file Markdown anche dell'HTML, quindi possiamo veramente fare delle slide che sono dei veri e propri siti potenzialmente, possono fare chiamate di rete, possono fare veramente qualunque cosa. Di conseguenza il commento che mi dà temporizzati sono ok con l'HTML, giusto, nel senso che se voi volete mettere un video nella slide ricordatevi di mettere il tag video e di non mettere qualcosa di strano che non sapete essere temporizzabile oppure no. Ovviamente nei codici sorgenti Markdown e LaTeX non abbiamo né video né animazioni perché tutto è scritto in codice sorgente adattabile. Avete una presentazione su tablet, l'avete su desktop, la guardate da mobile, avete molti, molti modi per fruire questa presentazione. AT sta per tecnologie assistive, la fruite con lo screen reader, come sta facendo Christian adesso, cioè con la barra Braille, con lo screen reader che può essere VoiceOver. In realtà il fatto di avere PDF, avere prodotti condivisibili significa che il fatto che sia adattabile dipende sempre da con che software volete fruire quel prodotto. Quindi il fatto che possa essere adattabile su tablet è Adobe Acrobat, è adattabile su tablet, ha una versione responsive, ha una versione dedicata per il tablet. Invece, per fortuna, Keynote e PowerPoint, per come sono fatti, hanno la versione mobile, hanno la versione desktop e sono molto, abbiamo visto, essere molto adattabili. Quindi non perdete la fruizione delle slide se visualizzate una presentazione su PowerPoint o su un PC. Distinguibile. Gli elementi sono distinguibili tra loro? Riuscite a distinguere un titolo da un'immagine? Questa cosa la potete fare? Con LaTeX e codice sorgente, sì, siete voi a scrivere i vari blocchi, siete voi a scrivere i tag, per cui riuscite, proprio come se dovesse leggere un libro, a trovare le varie parti. Questa cosa la potete fare. Beamer Text, Beamer, quello che esportate in PDF, purtroppo, vedendo le carenze che si hanno e la perdita di informazione che si ha da LaTeX a PDF, purtroppo non tutti gli elementi sono distinguibili. Keynote parzialmente, essendo che vi ho detto prima che la struttura viene molto appiattita, non si riesce sempre a navigare. E così è tutto un sì in parte. Vediamo come PowerPoint sia sì. Vediamo poi come tutti abbiano carenza sulla fruizione delle animazioni, quindi le animazioni non danno feedback sostanzialmente. Quindi si possono schiacciare anche dei tasti che l'animazione, se è partita, è partita, e tu, utente che usi lo screen reader, non sai se è finita, se è in corso. La navigabilità è parziale, nella maggior parte dei casi. Vediamo come sempre i codici sorgenti abbiano una totale navigabilità, appunto perché sono codici sorgenti, mentre tutti gli altri abbiamo sì, tranne in PowerPoint. Sicuramente avrete capito, già un po' intuito, quale potrebbe essere il migliore di quello della nostra analisi. E abbiamo poi la leggibilità. Ovviamente si ha problemi col codice sorgente, perché se non lo conoscete, o anche se lo conoscete, è qualcosa che non viene interpretato dallo screen reader in qualche modo, perché è molto grezzo come input testuale, mentre invece tutti, bene o male, tutti gli altri formati e gli altri export di tutti gli editor sono comunque leggibili, quindi in qualche modo il contenuto della slide riuscite a fruirlo. Ora lascio la parola a Christian e Sauro, che non so come vogliono organizzarsi, per poter dire effettivamente qualche dettaglio sulla loro esperienza durante la fruizione di tutti questi file. Sì, io volevo solamente puntualizzare due aspetti rispetto anche all'esperienza svolta sulle prove soggettive. Il primo aspetto è questo. È vero, noi abbiamo fatto questa analisi rispetto a quello che si può fare con queste applicazioni, ma vale sempre il fatto che se chi realizza la presentazione non segue delle linee guida per l'accessibilità, anche se l'applicazione lo permette, la presentazione non sarà accessibile. Quindi se si utilizza per esempio un template con un'impaginazione o con una grandezza del carattere particolarmente piccola o con un contrasto difficile da individuare da parte di una persona ipovedente, comunque la presentazione non sarà accessibile.
E il secondo aspetto è queste applicazioni permettono, diciamo, in questi formati permettono un certo livello di accessibilità. Tuttavia non è detto che con un viewer, quindi con un programma che permette la visualizzazione del PDF, diverso per esempio da Adobe Acrobat, si preservino le stesse caratteristiche, perché se anche sono presenti nel PDF non è detto che il visualizzatore poi le renda disponibili allo screen reader oppure ad esempio anche al display braille. Mi riferisco per esempio al tagging del PDF, quindi alla struttura del PDF che poi permette la navigabilità, oppure ai testi alternativi con un viewer diverso potrebbero non essere disponibili per lo screen reader. Lo stesso vale per esempio anche per PowerPoint. Se utilizzo un viewer di PowerPoint che non è l'applicazione PowerPoint, non è detto che tutto quello che è presente nel formato PowerPoint, che quindi magari garantisce un certo livello di accessibilità, poi sia effettivamente disponibile anche per un fruttore di screen reader. Quindi questa analisi, diciamo, è molto vincolata a questo tipo di applicazioni e quindi non la si può generalizzare sicuramente a tutte le applicazioni che visualizzano questi formati. Sì, aggiungo giusto una nota su rispetto a una cosa che potrebbe essere magari banale, però una situazione che si verifica spesso quando si realizzano presentazioni, soprattutto in PowerPoint, è il discorso degli effetti nelle transizioni delle diapositive. Nella maggior parte dei casi purtroppo creano seri problemi di interazione. Mi riferisco alla fruizione della presentazione dall'applicazione. Con PowerPoint, quando si aggiungono effetti di transizioni, si hanno dei comportamenti estremamente anomali con le tecnologie assistive. Vuoi perché magari viene interpretata male o diciamo crea proprio dei problemi di interazione, situazioni proprio anomale, cioè ad esempio il testo viene letto parola per parola, lettera per lettera, cioè situazioni, ecco, proprio anomale. E questo si verifica forse un po' meno, ma anche con Keynote, quindi una raccomandazione c'è, cioè, di evitare il più possibile effetti di transizione particolari che possano interagire in modo errato, diciamo, con lo screen reader. L'ultima cosa che rispetto ai file LaTeX che abbiamo citato prima, magari qualcuno si chiede l'importanza di considerare anche questa casistica. In realtà, come accennava prima Mattia, nella realizzazione di documenti scientifici è molto usato e pertanto diciamo in formato sorgente viene spesso utilizzato per leggere magari diapositive, per leggere presentazioni che vengono realizzate in ambito scientifico, perché anche se la leggibilità è minore, perché ci sono tutte le informazioni aggiuntive di formattazione, di struttura del documento, sicuramente non ci sono ambiguità nel contenuto. Quindi ecco, è comunque un caso che ci tenevamo a tenerlo in considerazione, perché per noi è molto importante. Aggiungo giusto una cosa a quella che ha detto Sauro sul LaTeX, che abbiamo un pochettino preso di mira in questa presentazione, ma in realtà è tutta una questione di pacchetti, nel senso che LaTeX al suo cuore ha veramente un piccolo set di funzionalità, è molto piccolo, tutto viene importato tramite pacchetti, per cui se si importa il pacchetto giusto, o i pacchetti giusti a seconda di che tipo di presentazione state facendo, l'output sarà un PDF accessibile, quindi non è che LaTeX produce sempre un PDF inaccessibile. Un esempio che voglio portarvi è l'accessibilità della matematica, sulla quale io e Christian abbiamo lavorato, e ci siamo trovati
a importare questo pacchetto, che è un pacchetto che si chiama Accessibility, è un pacchetto LaTeX, che praticamente inietta nel PDF generato il codice sorgente della formula stessa attaccato all'immagine della formula, perché LaTeX, quando compila una formula matematica, genera un'immagine della formula stessa, e se noi gli attacchiamo il codice sorgente LaTeX o quello che vogliamo, potenzialmente una versione modificata dello stesso, ma quello che fa la libreria è attaccare il codice sorgente LaTeX all'immagine della formula, quando la persona fruirà quel PDF con uno screen reader, vedrà letta la formula col codice sorgente LaTeX, così come se lo stesse leggendo dal sorgente. Per cui, ok, LaTeX di base senza accorgimenti, semplicemente si apre Overleaf, si apre un editor, si compila, non è accessibile probabilmente. LaTeX con i pacchetti giusti, a seconda di quello che dovete fare, e LaTeX, appunto, visto che è molto diviso in pacchetti, a seconda di quello che includete, che sia un'immagine, un grafico, della formula matematiche, hanno tutti i loro pacchetti dedicati, potete creare un PDF accessibile. Quindi con LaTeX riuscite ad avere un prodotto graficamente molto gradevole e anche accessibile, volendo. Quindi era proprio una precisazione sul LaTeX, giusto per non stigmatizzarlo troppo. Mentre invece ad oggi, per tirare le somme di tutto, quello strumento che è ancora il più accessibile, senza particolari accorgimenti, semplicemente aprendolo, facendo una presentazione, ad oggi, dai nostri controlli, è PowerPoint. Bene. Io ringrazio molto Mattia, Cristian e Sauro, che sono stati molto chiari, un argomento davvero che personalmente avevo tanto da imparare, quindi molto molto bello. Al momento abbiamo una domanda in chat da Gennaro, che ci chiede: spesso incontra un problema nel momento in cui trasforma le sue presentazioni da PowerPoint in PDF, che perde l'ordine di lettura. In parte Mattia hai già risposto, però se magari puoi un po' elaborare, nonostante lui dice, nonostante io cerchi di strutturare molto bene, ecco, inizialmente, però perde il suo ordine di lettura. Potrebbe, ma la cosa bella di PowerPoint è che ha dentro di sé una tab dedicata che si chiama appunto Accessibilità, dalla quale è possibile impostare l'ordine di lettura di ogni elemento. Quindi se tu selezioni ogni singolo elemento, quindi vedi che anche proprio nell'ordine di apparizione, se deve apparire in tempi diversi nella slide o comunque non ti torna quella slide lì una volta esportata, puoi comunque andare in PowerPoint in quella tab o comunque cercare nel cerca ordine di lettura, e all'interno di ogni slide puoi selezionare ogni singolo elemento che hai inserito e dargli un numero crescente da 1 a tot, oppure ordinarlo nella lista che ti appare nel pannello laterale di PowerPoint, con cui puoi fare drag and drop se hai la possibilità di farlo, appunto. E magari non ti è più difficile fare drag and drop perché usi uno screen reader, ma preferisci mettere i numeri, puoi impostare l'ordine di lettura senza problemi. Grazie, grazie mille. Se ci sono altre domande o curiosità o chiarimenti? Sì, ciao, sono Fabiola e vorrei sapere se Google Slides, la parte della G Suite, se non l'avete tenuto conto, l'avete tenuto conto perché? E poi un'altra domanda è invece su se avete fatto o analizzato qualcosa su invece i grafici accessibili. Ne faccio una? Vai, va bene. Ok, intanto ciao e grazie delle domande. Allora, Google Slide, grazie di questa domanda, non abbiamo tenuto conto, non è che non abbiamo tenuto conto, abbiamo fatto a marzo per un'università un piccolo corso di formazione in cui ci veniva chiesto di parlare di accessibilità delle presentazioni, perché avevano bisogno per un loro studente. Abbiamo preso come esempio PowerPoint e in quel frangente siamo anche capitati con la stessa domanda che hai fatto tu, per cui Google Slide. E abbiamo visto che Google Slide, così come tutta la suite di Google,
soffre di questi problemi di accessibilità, quindi da Google Docs a Google Slide, ha veramente molti problemi anche proprio dall'ambiente stesso web da cui si creano le slide, e il PDF esportato ha più o meno gli stessi problemi e si colloca un po', dipende sempre da come è fatto il PDF, ma si colloca un po', fa il totalmente inaccessibile e quello che può essere a livello di un keynote. Quindi come struttura non ci siamo, non ha controlli di accessibilità interni alla suite, perché non si può impostare l'ordine di lettura, per cui è vero, non l'abbiamo messo fra gli strumenti analizzati, ma perché abbiamo preferito prendere uno strumento web che producesse l'output che potesse essere messo su un sito rispetto a Google Slide, che sarebbe stato una replica di un qualcosa come può essere o Keynote o Beamer con qualche appunto, per cui questo è il motivo per il quale non l'abbiamo aggiunto. Grazie. Sì, ecco, rispetto all'accessibilità delle immagini, allora, anche dei grafici. Grafici, immagini, sì, a 360 gradi. Non abbiamo approfondito il tema, nel senso che meriterebbe di fatto una presentazione, un'analisi a sé, nel senso che il grafico che si introduce nella presentazione può avere differenti obiettivi. Pensiamo per esempio a dover introdurre un grafico di una funzione matematica, oppure di un grafico di statistica, oppure un grafico per rappresentare magari un l'andamento nel tempo di qualche tipo di una variabile, più variabili, che possono avere tutti rappresentazioni diverse. A seconda del target della presentazione si possono immaginare descrizioni diverse, quindi in alcuni casi può bastare per esempio solo un testo alternativo dicendo che è un grafico, perché tutto quello che effettivamente serve conoscere verrà detto poi o a voce o magari nella slide successiva ci sono i punti essenziali. In altri casi in cui c'è un'immagine da analizzare in dettaglio, magari è necessario andare a inserire la tabella dei dati o un riferimento ai dati che generano il grafico, in modo che poi attraverso altri strumenti, potrebbe essere la stampa tattile, potrebbe essere la sonnificazione, potrebbero essere molte altre modalità, chi ne ha veramente bisogno di analizzare quel grafico molto in dettaglio può andare poi ad utilizzarlo. È un tema molto ampio, nel senso che non si limita alle presentazioni, e diciamo che dipende molto anche dal target, quindi a chi si rivolge la presentazione, quindi se è una presentazione per la didattica piuttosto che una presentazione per illustrare alcuni concetti proprio molto molto brevemente. Dipende molto da questo e poi dalle finalità del grafico, nel senso se poi va studiato, va analizzato, oppure semplicemente è presente solo per come dire, motivi di completezza o soltanto per catturare l'attenzione. Non siamo andati a questo livello di dettaglio, diciamo che poi effettivamente meriterebbe un'analisi molto più approfondita questo tema, potrebbe essere uno degli spunti per il futuro. Beh, l'unica cosa che abbiamo visto un po' è stata con PowerPoint. L'analisi. Sì, certamente, cioè come dire, è un tema che abbiamo affrontato in vari momenti anche noi stessi, sia io che Sauro, nella nostra vita. Per esempio, non so, con PowerPoint si può distinguere un'immagine tra immagine decorativa o immagine diciamo a cui è opportuno associare un testo alternativo. Poi questo è un primo livello, poi come dicevo prima potrebbe non bastare, potrebbe essere necessario introdurre il testo alternativo e un riferimento alla sorgente dei dati, potrebbe essere utile introdurre magari una tabella che lo descrive in una slide successiva separata da quella in cui c'è l'immagine che descrive più, che riporta come dire, le caratteristiche essenziali del grafico. Quindi sì, l'abbiamo presente questo tema, però non l'abbiamo approfondito in dettaglio in questa presentazione. L'unica cosa velocissima che ti possiamo dire è che PowerPoint ti permette di mettere un testo alternativo su tutto, forme, grafici, immagini, mentre invece Keynote è molto più settoriale e ti permette di farlo solo sulle immagini. Quindi se volessi essere molto prolissa a mettere tutti i dati in un testo alternativo di un grafico, cosa che non ti consiglio e consiglio di ascoltare più lui. Sarebbe proprio, cioè, bisogna analizzarlo molto bene, perché infatti. Se si mettesse molto testo alternativo si perde anche il senso del testo alternativo, quindi va un po' capito questo a seconda dei casi. A te.
Grazie. Ci sono altre domande? Ecco, io volevo precisare una cosa a cui io credo molto, nel senso qui abbiamo fatto un bellissimo confronto degli strumenti che ci permettono di fare le presentazioni. Io mi occupo dell'accessibilità del linguaggio, quindi la semplificazione del linguaggio. A volte diciamo, ovviamente dipende, come ha detto Christian, dipende dall'audience per cui state facendo la vostra presentazione, ma generalmente diciamo nei lavori quelli più comuni o comunque presentazioni che si fanno ogni giorno, che possono essere per la scuola o per il lavoro, spesso ci dimentichiamo di essere semplici, quindi oltre a fare diciamo bene la presentazione, anziché diciamo puntare di più su delle transizioni stratosferiche, magari di pensare di più anche al nostro pensiero, al tipo di linguaggio che stiamo utilizzando, quindi di essere semplici, di strutturare le cose in modo chiaro, breve, conciso, perché magari questo aiuta voi nel comunicare meglio il vostro messaggio, ma aiuta anche gli altri che vi ascoltano. E secondo me a volte ci si dimentica della parte proprio di comunicazione, quindi ci tenevo a portare questa mia esperienza. Grazie mille, grazie Sauro, Cristian e Mattia e grazie a tutti voi per essere fino a quest'ora. Adesso potete godervi il concerto di Radio Italia. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, grazie. Buona serata.